questa sua prima puntata da Campusanto. Bene, bene, in Campusanto. Bene, bene, a Campusanto. No, questa trasmissione. No, va, torniamo a fare. Bene, bene, questa trasmissione. Chi veo in studio de Eglia TV, pare con l'unica radio. De Otto Recupeddu e Francisco Medda a Rogalla. Chi este? Campusanto. Oh, Campusanto, poeta Campusanto. Lei dottore, che è uno che fosse chi ischi di queste cose, fosse chi vende dentro questa Sardegna. Se tu l'erzi fosse poeta che è Campusanto. Decideso poeta, chiestionoso troppo tempo su delle band emergenti, delle cose snoa. Tu non sei sua band emergente? Vabbè, posso dire discografica io, sei emergente. non so fa molto, dunque sei emergente di lavoro. E tu che so, e sta necessità di tenere, non di chi sta un esempio di questo scazzo del giovane, questo basta. Tocca la sto si sperde adesso il giovane. E penso che sta una gente, de band che punti sparesce, disconnotta, scaresce, chi tutto... Gente che sopremme, se si chiede santa zai va a pausa. Che sopremme adesso un mondo musicale. Una cosa proprio... Pannoso è stile in porto. E Sara, sa, può fare questa cosa? Oh, Ita veusu, in donna puntava, mette una sua band, chi sa la sau? Chi sa la sau? Ti bico un movio con questa cosa. Te se questo colore è rosa, mi pare se un mix intre Urzu e Tadinariata Pippo Pippo, il tenerone. No, sì. Se rosa è the one, the bimbo mamma, è the tre butarista. Poi se questo urte era solo un conocchiglio. Sì, è finita questa maglietta, uguale. Ma chicca, grande amico. E Sara, sa, puoi incominciare, una cosa di Asi, che sospiti de oe, puoi tenere su ospiti, chi sa da contare questa storia, se poppea. De gusta band, tenevo in no che un CD appena sabessio, dei tanno est, adesso 92, so. Adesso 92, so. Adesso la fotografia, la regia, Nicola, Gusto, due nostri sei Gusto. Mamma mia, no, uno de... Gusto, cioè, posso capire Villo, so, che manco su demonio, so. E come gusta? Il nome è proprio Fontea e in acido. Ma vediamo subito chi è stesso ospite di questa puntata. Là. Da telefono. Spavarra che tu si rialzo. Oh! Aio, intra! La si rientra telefono. È sempre telefono. Sospite di questa puntata Giacomo Cast. Yeah. Allora. Troverò musica. Bravo. Ospiti di questa puntata Giacomo Casti. Pollega ed è un gruppo. Allora, sul regista che è una persona seria, Nicola, dimmi, comprende di te se offende te come? Deo se offende su Zoom. Chi tu non dischi se non ti comprende, ma deo, fatto su Zoom, è tanto e nuda, con un effetto speciale. Ne. Su Zoom, Nervous Madman, con te su questa band, intanto da quando è stato, non si agatta a pruso? Non si agatta a pruso, è su 93, poi da Nervous Madman, poi è divenuto Cani da Rapina. Cani da Rapina. Quattro band, morta. Cosa vuole? Quindi se no che in rappresentanza di due band morta. Esatto, chi vi ha sammattessi band, mancai voi a cambiare cavoli, si poteva un linguaggio. E poi, so, attenzione, a donare voi Genesi e Sicky Tickies, puoi comprendere, insomma, è stato un gruppo importante, di importo umano di nada, da Cani da Rapina. Nervous Madman fia proprio sa prima esperienza di questo combo, di Picciocchetto, su cui abbiamo svoltato, abbiamo 17, 18 anni. Ma mamma tua hai te di Nareia dello spillo se cosa di altri? Adada mamma. Mi si spara, non dare i bambi in nome, ancora no, o comunque pensilina. No, come te nasci questo gruppo intanto? E nasce da Salvazione.
Salvazione, posta musica, posta comunicazione, per quanto riguarda me di sicuro, perché non sono mai stato un grande cantante. Però quando vengo il ciocchetto, e muoio vuoto, tocca da andare, ma quando vengo il ciocchetto ti procuro, teniamo anche qualcosa di te arrabbioso a intro di me, che in qualche maniera te piace sì. E questa musica fa questa cosa perfetta, con questo tipo di attitudine. Naraso con un fuetto che in tempo de punk andà a meta. E ahi c'è nato, si è usato a Topi House con Mauro Picci, che è il suo batterista, con Gianmarco Diana, Jimmy dei Sticky Tickets, Gianmarco, grande conoscitore di musica di ogni tipo, è autore della bella trasmissione radiofonica, che si è sì. Cinematica, fate auguro. Certo. Purtroppo il suburo è morto, come è lo sagatta a Bruso, ma questo insomma è stessa in sa cosa, purtroppo. Ciao! Te lo portare sempre il sugoro! Castia, con questo mood potevo te usciare con Mario The Band Dark, no? Sei sottendo di sta seconda puntata, tutto sono Emmo de Castello, no? E che quasi voi Picci, Gianmarco Diana e Paolo Fresu, niente poco di meno che Paolo Fresu, via da un bello caso di omonimia. Voi da su chitarrista primo, poi de Brentao Vatruburo, Francesco Adamo, che è Quadamo, certo. Marina Caffè, ma su primo via Paolo Fresu. E Paolo Fresu su trombettista, sempre quando fiat ancora lancia Omeda, quindi Cancun, Paolo Fresu, sta prima andiamo su comprendo che accusato Paolo Fresu che a me era più famoso, ma ricordo ho fatto Paolo Fresu in East Nervous Man. Dai, fai sentendo una cosa lui, a ratto DJ, una canzone che si intenda Uki Laura Palmer. Pronto, su? Pronto. Conta su, ma adesso sconcerto. Aspetta che poi arriva su coro. Aspetta, vago, attenzione. E se ti pensi immaginare un sciacumando di ricciocchetto su un cragarista, sei ciuffone e con casa a tipo Viocchi, che invadiamo un casino, ma un casino umano. Sono stati con un gruppo non piticco di gente, so che potevano andare a cult band. E ci via dell'altro, ci via su punk, ci via su rockabilly, ci via su garage e ci via sa volca. Questa via l'intuizione di Gianmarco, poi ta fammi su perciò che insomma mica per uscire. Si crea già questa de vai crossover prima che poi su crossover si codifica come genere, cioè piega tutto e fai un grande misturo. E questo è grazie al suo talento musicale di Gianmarco Diana. E poi c'è questa Uki Laura Palmer. Che Laura Palmer! Laura Palmer. E noi già si comprende Sam, se no che Twin Peaks, David Lynch. Sono David Lynch. Tutto abbiamo un grande appassionato di Lynch. E questa cosa del Twin Peaks ci ha stravanato. Poi dopo vedo uno, due, vinte, ma che cazzo bocciù Laura Palmer. E sul gioco via Uki Laura Palmer. Allora dite che siamo stati un ottimo, non sei che spattate. E devo bocciano. Non si sul gioco. Hai scritto poco qua, poi di estate una cosa, che sul riferimento musicale su punk, eccetera, passavo a un attimo a base, ma ho scritto una cosa importante, da sanare a lui, questa cosa. A sanare, non ti ha dubbio per una, che so Splash rappresenta una cosa importante in meta, e chi è durato meta, poi meta zente. Deo della sua teoria, ma era stui. Sunto questa scontraddizione e sa capacità di parlare intro di questa scontraddizione con estate, chi lo ha fatto è sui sunto. So. Tocca a pensare, a un certo punto di vista, se sei legante del gruppo perfetto in questo momento storico. Sa dose perfetta di talento, di visione poetica, di credibilità, di strada, quindi in mezzo a sta gente, di stile, di fascino, quindi
capace, quindi devi spantare. Esatto. È stata attitudine politica, pure questa, sì. Questo periodo politico importante. E questa politica ha tenuto un ruolo importante meda in sa vita dei Clash. I Clash, rock band. Morta! Scariscia! Mo tuo scariscio mai! Mai! Anzi sì! Forse sei punti bius, punti. Punti. Punzi, punzi. No, sono tobioso. Certo, è uno del gruppo che provassa su tempo e provassa gente sindacata. Forse come ti narra, no, gente ti narra, pianta troppo aranti. E noi non sciogli pianta arante o agoa rispetto al suo tempo in Zoro. De sicuro, pianta appropriato. E con equilibrio, come ti fiesta una rendi due, come ti appena in un traballo che faccio con un padre Alberto Sanna e Maurizio Pretta, che è tutto dedicato ai Clash. Questo è un arauso, che avvianta perfetto su come ti capacità di devono impari cosa che ad ognuno di noi sono. Praciti. Poi a essi dopo, a essi desavati giusta, no, cagli chi sia, poi ad ognuno sciovera sa propria e attendi con estetica da Young Rebels capragili quando te sei bintanzo certo ci casa e forse meta denoto e noi però so vero di tutto altro ragionamento meta denoto su gente manna come a me e a tu Deo se ho vizzinetto bravo è proprio teneuso però o a mentalità di devi ciò che è ancora ma in noi c'è da voglio un Bauman forse un ragionamento a rispetto a tua generazione che te che anche un problema Francisco è stanziano Francisco è stanziano si duota da intra no? Poi sta da 10 puntate e adesso è pizza a me mi morro prima e tu quasi un tua urna ma ascolta Isu potevo interpellare, penso sono esperto su centro Sardegna, che si narra da Itavenza dei Clash. Delle no. Però te ne accorgo, ragazzi, adesso che questo Clash è un gruppo importante no, a me. No, non mio. Ora. Non devo proprio minchi mai. Tutte le cose sa che varrà, entra in noi, in un momento sono dei intimidati. A chi no, non posso mica provare in certa vita. No. Mi spara a primo. Ti buffare pago a bardenti. Ah, forse sai che di essere. Ascolta, e quindi la cosa che i Clash rappresenta sicuramente una di queste band musicali si chiama rappresentava un cambiamento importante in una generazione, ma in questa generazione appunto spuro che è sta nostra. Esattamente. E mi disa che stavo a Tonara, ma scanti da fai. Poi generazioni che non punti più manco sa denoso, ma devi ciò che si debbi intanto. Asana è Tonara e sto luogo speciali. Si volta da. Tocca da Naika, pianta pensare di dedicare o a via a Joe Strummer. Ti dà la cosa? Certo, luta. Certo. Se ho chiesto di è un luogo di Adero speciale. A quarto Scooby-Doo. E non riuscivo io! Un bracobaldo! Cobaldo bless! Wow. Questa sul regista poi da sei caos. Oh, a proposito dei Clash, noi so davvero su a cover strapanata, andavo che dovrò velocizzata dei Clash. Già io sono 92. Si sta facendo? Io sto facendo la cover. Prendosi a ascoltare questa linea per dub. Là. Ascolta e non. Yes. Rullestra. Ci dico un'altra cosa, questo è secondo me è tutto legato a stessi picciocchetti, questa
Ghana dessi sempre ironico, sarcastico, mancai naif. Però fia da una maniera de, come ti dai, de si mascherai e ci cai de guerrai con cosa sa manna se. Puta, su mondo è manno, no, non la granci. È manno e terribili. Infatti è poco uso che in questa musica si intende di questa cosa parodistica in saboci, in alcun arrangiamento, questo un Kill Laura Palmer, We Don't Know, che poi è maturata però. Infatti poi non tengo cosa dei cani da rapina. Cioè sta canqua canzone che sul momento di transizione. Esatto, affronta questa transizione. Poi ci sia statuato la sfida. Cantai in inglese, con me è inviato un gioco. Comando tutti i dati, poi ci viamo a quant'anni è responsabilizzazione. Quando però ho bisogno posto a scrivere canzoni in italiano, questa cosa è cambiata. Poi sta attenzione al suo stesso, cambiato. Ma tu ti fai. Ma tu raffirmo Giacomo, cioè tu sei su privilegiato, sei in cui stai facendo su scemo, però c'è gente che l'ascolta, che è perdendo tempo e che ancora di nai pure da ascoltare, non di cose non hai scelti contingenti. Cerca di comprendere che è questa cosa più importante che tu sei in cioè, è in questa evoluzione che se si illumpi vuoi fare cose con Arrogalla. Io credo che arrivi. Credo che proprio se io è brintato sul teatro, è brintata sulla letteratura attraverso questa porta musicale del suo anche della contaminazione. Per me è una cosa importante. È arrivato tutta questa black music in quest'anno. E noi è più white, è più punk, è più legata a questo immaginario anglosassone, no? Però da lì in poi noi è arrivato questa ska music, reggae music, funk. Che in castello con Tillompe so praticamente in suo proprio tempo. Sì. E stiamo usando certo. 90, una roba. E dopo non è una cosa, a sinistra, un po' noioso. Cioè, no, se non dobbiamo comprendere sul rap. Forse pure un po' gruppo di gente come a Giovanotti. Certo, casi varia che qualcosa cosa de, tramite cioè, Sitalia sta arrivando su me, su forte sul rap di questo tempo su, e su poi, mezzo di scurtagliata che io veramente scurtia sul rap. Certo, poi tocca a Naipur che in questo anno sappo comprendo e ti avvianta a rendere gente come a Public Enemy certo. O a Beastie Boys che hanno via scelti Savatti per cazzona a Reus o Sangue Misto in Italia. Sangue Misto. Con tutto questo gruppo di vicioccati che abbiamo, Sangue Misto è stata una cosa importante. Portaci via. Lo intendia, sta mancando via sangue punk. Sangue misto e suspuro. Via punk, su. Però. Sangue misto! Tutto gente che si è andata, sa gloria a Deus! Tocca a noi pure che ne fa giovedì noi muoio a salvarci dei nostri. Potrei prendere su io vedo. Ascolta, poserrai questa prima puntata. Sì. Anzi, si stetti, tuo padrino, eccellente. Godfather. Come si pensa a suo gruppo che non ti ha assunto spruso e che un pago narasa c'è, però si ti ha appunto stetto ancora, si anta suonava ancora, si punti stetto ancora bioso in sperimentazione musicale, chi hai sta immaginare? Beh, Clash de sicuro e Fugazi. Fugazi, un altro grande gruppo. Tra l'altro, se ho stato privilegiato, è stato un gruppo fortunato, Nervous Madman, Cani da Rapina, io ho detto, l'unica data dei Fugazi in Sardegna. In su 95. E ma in quell'anno si è usato a Salti Frontali, Africa Unite, Flashstones. Ci sta venendo a carriera musicale. In effetti tocca a noi chi abbiamo stati forse più fottesi, più frimuso, ma che abbiamo morto sanno dopo. Però forse canco soddisfazione in pruso, soprattutto a livello extra isolano. Però insomma, cosa andate commentando, è bello a pensare che a ICI di pianta andai. Sa cosa andate commentando, Francisco? Mi paresi. Si canta, sa gente. Noi ci si deve salutare, questa è l'ultima puntata. Sa prima e l'ultima, se sono disprati io sono meta, Francisco. Nara lui, calinchi cosa, un epitafio per chiudere questa trasmissione. Un breve. Sa prima trasmissione drista è miserina, misina della Campusanto, si darà la grazia, però su grazia da pensa sa agli ATV che vi state completando in noi, certo. Non ci uchini. Sì, a unica radio. Unica radio, chi non che spruso, Carlo Pale.
tutti spiccocco su questi sigli, ti sperendi che tu, insomma. Assolutamente, questa seconda puntata. Veramente, la però, Francesco, chi è nuova di questa seconda puntata? Non arriva da sta di appustisi. Assolutamente. Cos'è un fatto? Ciao, grazie. Come te che si dona te scondoglianza, sai? A tu conosco in San Gloria. A tu conosci in Sardisc. Ciao. Ciao.